Luca Stan ce la fa, va con il destro, deviato, palo e rete! Calcio Extra Time, programma ideato e condotto da Francesco e Raffaele Graziano. Calcio Extra Time. Oggi voglio stare sul divano collassato, frate, passo solo dalla Champions League al campionato. Io crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano e fanno fuori e gesti tipo... Siamo un attimino adagiati su i provvedimenti della Procura federale. Per Procura federale si intende la Procura amministrativa del gioco, della Federazione Italiana Gioco Calcio. Per cui tutte le sentenze che noi abbiamo avuto modo di apprendere dai media, in realtà si riferivano meramente ai fatti sportivi, quindi a una giustizia, ma quella sportiva, e quindi non c'è da cantare vittoria, non me ne vogliono i tifosi, ma insomma il calcio è sotto una bufera che non ha limiti e non ha sinceramente confini, è qualcosa di molto più grosso quello che sta per succedere, ovviamente nelle aule giudiziarie di molte procure italiane. Quindi ci dobbiamo preparare a vederne delle belle e soprattutto a scoprire ancora degli avvenimenti che niente hanno a che vedere con questo bellissimo sport che è il calcio. Scusa, da questo momento siamo anche in diretta. Allora, da questo momento siamo in diretta TV, e allora benvenuti anche. Vedo, bravo. Benissimo. Da quello che abbiamo è ovviamente questo è un omaggio di uno sponsor, ovviamente, Bar Millennium, che ha contribuito alla realizzazione di questo logo. Questo logo molto bello. Ringraziamo ovviamente il Bar Millennium di Civitavecchia. No, non c'è Cinti oggi. Oggi Daniele Cinti lo chiameremo in... Mi dai il numero, ecco, scusa, perché sì. Sono perso un attimino il numero. Ecco, grazie. Qui, prego. Allora, tu parla. Io intanto trattengo i nostri amici dicendo che la puntata di oggi focalizzerà ovviamente su quello che è il recente scandalo delle intercettazioni telefoniche di Miccoli, come invece quello che è emerso dalla procura ordinaria, della giustizia ordinaria e non quella federale. Mi riferisco agli avvenimenti della procura di Napoli, i 41 provvedimenti poi demandati alla Guardia di Finanza ovviamente per gli accertamenti presso 41 club italiani professionistici. Ora siamo in diretta con Daniele Cinti, l'avvocato, nostro opinionista giurista. E come vogliamo dire, Daniele, buonasera, benvenuto. Buonasera Raff, buonasera agli ascoltatori e a tutti coloro che ci seguono. Innanzitutto, prima di entrare nel vivo della cronaca, vorrei rendere omaggio a un giocatore, Stefano Borgonovo, che ci ha lasciato purtroppo a causa di una malattia bruttissima, e siamo vicini alla sua famiglia e certo. ci uniamo noi tutti di Calcio Extra Time ovviamente a questo momento così difficile per la famiglia, anche se è stato vittima di una lunga malattia. Daniele è sempre, per quanto uno può essere pronto, non è mai preparato a lasciare andare via un suo parente. Noi comunque ci stringiamo anche al nostro presidente della radio, ovviamente ci stringiamo anche a lui nel suo lutto personale, e quindi anche a Giampaolo facciamo i nostri sicuramente cari. Un abbraccio al nostro presidente. Certo. Purtroppo sono cose che succedono, è la vita che succede, la vita che passa, ma nel caso di Borgonovo, scusa Daniele se ti interrompo su questo argomento, ma lì c'è lo SLA, questa tremenda malattia chiamata la bastarda, perché una malattia non lascia scampo, che piano piano ti divora e che, guarda caso, poi in percentuale colpisce
ha colpito i calciatori come sportivi. E quindi potrebbe essere un argomento importante. E sarà sicuramente un argomento che... Parlando del doping e delle problematiche di salute dei calciatori. Lo tratteremo, guarda, facciamo così, ce lo appuntiamo Daniele, vero? Noi ce lo appuntiamo perché ne vogliamo parlare di questo SLA, di questa SLA, ma soprattutto di quello che è stato il doping degli anni 70, 80, che non ha convinto molto alcuni attenti tifosi come noi, no? Tifosi, bravissimo, non tifosi di club, ma tifosi di questo sport. Esatto. E quindi vedere Borgonovo andarsene via così, con tanto di dignità e con una famiglia stupenda alle spalle. Ieri ho visto un'intervista anche di Roberto Baggio, dove mi ha veramente entusiasmato l'umanità che è emersa di questo sentimento di amicizia che legava Baggio con Borgonovo, e soprattutto il popolo del mondo del calcio che era così attaccato a questo personaggio, che ne ha fatto un emblema del calcio pulito al cui noi ci associamo, perché noi siamo quelli che siamo qui dietro questi microfoni e questa telecamera. Come dici tu, siamo il calcio dalla parte degli onesti. Noi siamo il calcio dalla parte degli onesti, Daniele. Senti, allora Daniele, bellissima introduzione, e ovviamente era dovuto il saluto agli amici che ci hanno lasciato, però io ho introdotto dicendo della procura ordinaria, non della procura federale, e i 41 casi di accertamenti della Guardia di Finanza alla finestra proprio della procura invece di Napoli, che ha spalancato ovviamente un nuovo capitolo su questo sport che di bello ovviamente, quello non giocato, ha poco da raccontare. Che mi dici, Daniele? Allora, io dico, ecco, innanzitutto se andiamo a leggere i nomi delle squadre possiamo capire quanto di marcio ci sia nel calcio, perché a leggere le squadre indagate o perquisite o comunque chiamate in responsabilità si leggono nomi come Juve Stabia, Porto Gruaro, Grosseto, Gubbio, cioè squadre che non hanno mai visto la Serie Maggiore. Certo. Si presume che siano squadre che sono poco più di dilettanti, quindi che siano pulite, che siano squadre poco più di squadre di oratorio in cui si va per divertirsi, non per fare questi... Dove Daniele, i grandi interessi non dovrebbero intaccare più di tanto, insomma. Esatto, questo, ecco, esatto. Ho capito. Invece qui sembra che praticamente queste perquisizioni o acquisizioni di documenti su richiesta, come si è espresso il presidente dell'Inter Moratti, ma la sostanza non cambia. La Guardia di Finanza, che si occupa appunto dei reati tributari e fiscali, ha ritenuto di dover o prelevare documenti riguardanti addirittura vecchi cioè acquisti di giocatori del passato, contratti con i giocatori, con i procuratori, e purtroppo vediamo che vengono fuori nomi già noti in altre situazioni, noti, certo. Vediamo Moggi, che sia padre o figlio, però sempre persone che hanno avuto a che fare già in passato con la giustizia, sia certo, sportiva sia ordinaria. Certo. Dicevamo quindi, questa indagine ultima, queste perquisizioni partono da appunto un'indagine che la Procura di Napoli avviò circa un anno fa, certo, quando ha avuto contratti dei calciatori da parte nella sede del Napoli Calcio. Perché si arriva a queste perquisizioni, indagini e quant'altro? Perché si ritiene che la stipula di contratti, di giocatori, cessioni, passaggi, non siano perfettamente limpidi. Cioè, Daniele, facciamo un attimino un cappello così iniziale di tutto, poi approfondiamo, ovviamente ti lascio poi la parola per approfondire i concetti, sì, e soprattutto anche gli eventi. Diciamo che comunque sia ha riguardato, più che altro non è stata una vera e propria perquisizione, ma un'acquisizione di atti documentali, per cui la Guardia di Finanza è andata praticamente per ordine della Procura di Napoli presso le società a raccogliere dati e informazioni e soprattutto atti legati a delle indagini che vedono e ipotizzano reati di riciclaggio, di illecito sportivo, ma infatti anche truffa.
addirittura 5, che sappiamo che cosa significa, cioè significa che la finanza, la procura o comunque gli organi inquirenti ritengono che ci sia un accordo o una serie di accordi tra le società per eludere il fisco, tant'è che si parla di associazione delinquente per evasione fiscale internazionale addirittura, perché sappiamo che molti contratti, noi leggiamo, le notizie sono molto chiare, molto precise, riguardano non solo giocatori italiani, addirittura... c'è Mutu, certo. Fernandez, Bogdani, addirittura contratti con i giochi che riguardano il passato, addirittura viene fuori che si sta indagando sul contratto di Tacchinardi. Guarda, ti li leggo perché li abbiamo estrapolati: Nocerino, Mutu, Datolo, Pellicori, Tacchinardi, Perea, Molinaro, Stellini, Franceschini, Curiali, Danti, Innocenti, Calaiò, Bogdani, Liverani, Fernandez, Sforzini, Cozza, De Rose, Tavano, Chavez, Paletta, D'Agostino, Scarlato, Denis, poi Statella, Stendardo, Davì, Acosta, Fidelef, Paniugua, Cassetti, Jankulowski addirittura, Stankivicius, Oddo, Contini, Paro, Sculli, Gaffredi, Dorlan, Arcari, Arce, Le Grottaglie, Mora, Amodio, Fontanello, Foggia, Brian, Battaglia, Botta, Aronica, Guzman e Campagnaro. Guarda, sto leggendo. Questi sono... È scioccante, io non ho altri aggettivi se non è scioccante. Cioè... No, ma ti faccio scioccare ancora di più perché ti leggo le squadre. Sono 41 club: Chievo, Milan, Inter, Siena, Roma, Fiorentina, Atalanta, Pescara, Genova, Juventus, Torino, Parma, Lazio, Napoli, Udinese, Sampdoria, Catania, Siena, Pescara, Palermo, Cesena, Bari, Livorno, Brescia, Regina, Crotone, Juve Stabia, Spezia, Ternana, Grosseto, Vicenza, Gubbio, Benevento, Porto Curario, Andria, Bat, Lecce, Albino Lef, Mantova, Lecco, Foggia, Cosenza, Piacenza e Triestina. Io poi ti dico anche dei procuratori che sono Alessandro Moggi, Mazzon, Hidalgo, Battistini, Rodriguez, Guasta Disegno, Rodella, Gallo, Calleri, Vilarino, Calaiò e Leonardi. Cioè, tutti ovviamente sono stati praticamente interessati da questa nuova ondata di accertamento giudiziario. Accertamenti, qua non ci sono colpevoli, ma stiamo parlando, l'abbiamo già detto, acquisizione, siamo al momento dell'acquisizione degli atti per indagare, ecco. Certo, ce lo puoi spiegare che cos'è per dare, ecco, tecnicamente agli ascoltatori dal punto di vista tecnico giuridico, l'acquisizione di documenti posta o richiesta, ma poco importa quale sia la modalità, quando l'organo inquirente, in questo caso la procura ordinaria, ritenga che quel soggetto a cui i documenti vengono richiesti, in questo caso sono reati tributari, nel senso che può esserci un discorso di appunto evasione fiscale, elusione di imposte. Noi sappiamo che gli acquisti dei calciatori, sembra brutto dirlo, ma sono acquisizioni dei contratti su cui vanno pagate delle tasse. Evidentemente, se la procura di Napoli, dal filone d'inchiesta, che sappiamo tutto che è partito da Calciopoli, Daniele, ascolta, dovresti trovarti in una situazione un po' più che sia più raggiungibile il tuo cellulare, perché abbiamo delle difficoltà qui a sentirti, cioè con la linea. Pronto? Proviamo a ricontattarlo. E niente, quindi Daniele ci stava spiegando, l'avvocato Cinti ci spiegava in diretta ovviamente tecnicamente quello che sta succedendo da parte della Procura di Napoli, cioè questi accertamenti che sono stati demandati alla Guardia di Finanza, in realtà sembrerebbe che risalgano a delle situazioni ancora strascichi, ovviamente, di situazioni di reati finanziari legati a
anche a, a filoni di evasione fiscale, così sia nazionale che internazionale. Ma io adesso con Daniele Cinti volevo anche approfondire il discorso legato anche all'altro reato, secondo me, che si ipotizza, quello della, non tanto dell'illecito sportivo quanto del riciclaggio di denaro, ovviamente per scopi illeciti. Questo perché questo filone dei reati che sono stati ipotizzati dalla procura e che adesso saranno ovviamente oggetto di indagine non riguardano soltanto il calcio italiano o gli esecutori, non sono soltanto italiani, quindi le persone che sono state, che sono interessate in prima persona questi accertamenti non sono soltanto club italiani e signori italiani, ma c'è anche la partecipazione in questi chiamiamoli tentativi di illecito anche di nazionalità estera. Per quanto riguarda quello che abbiamo detto nei giorni scorsi e anche con Ettore Zanca, che oggi salutiamo, che non è potuto essere qui oggi con noi, ma che sarà con noi la prossima settimana, abbiamo intrapreso questo filone legato agli accertamenti giudiziari del calcio visto da parte degli onesti. Un calcio che da quello che era emerso poco tempo fa era soltanto, eravamo abituati a vedere. Daniele, ci sei? Finisco il concetto e ti ridò subito la parola. Allora, dicevo che praticamente che noi praticamente stiamo trattando questo argomento da settimane, e quello che i media ci hanno abituato fino adesso, o meglio quello che ci hanno propinato i media, era soltanto l'aspetto legato ai giudizi della Procura federale, che è la procura, diciamolo, della Federazione Italiana Gioco Calcio, non della procura ordinaria. Per cui adesso tutto quello che è successo prima va adesso rivista in una chiave totalmente diversa, che è quella della procura ordinaria, quindi della giustizia, del codice di penale, e quindi non è un codice amministrativo o sportivo come quello oppure quello dello statutario della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dico bene, Daniele? Quindi il problema, appunto, come dicevo prima che Daniele, guarda, abbiamo difficoltà col tuo cellulare perché non hai campo. Io, guarda, ti sento benissimo. Sì, però ecco, non so, ma vedi se c'è campo, se trovi una soluzione un po' dove c'è, se è più coperto con la linea. Comunque sì, rimaniamo collegati, diciamo, Daniele. Sì, allora, ho cercato di spostarmi. Sì, ecco, magari, ecco. Ma dove sei? Giusto per capire, insomma. Sei fermo, fuori, sì? Sono fermo, assolutamente. Ecco. Sono in un posto un po' particolare. Io quello che voglio dire è che, appunto, quello che noi leggiamo e stiamo leggendo e sentendo in questi giorni, appunto, come hai detto tu, Raffaele, cambia, stravolge completamente quello che è stato detto finora o in precedenza riguardo a queste situazioni. Certo. Cioè, non si tratta più della squadra di Serie A che magari non va a dichiarare la somma X per l'acquisto di un giocatore, ma si tratta di squadre in cui non si parla di milioni, ma si parla di migliaia di euro, cioè somme molto piccole per uno sport come il calcio. E noi abbiamo una procura che dispone all'autorità tributaria, cioè alla Guardia di Finanza, di andare a verificare la correttezza, la genuinità delle dichiarazioni che vengono rese, parlando sempre in termini fiscali, perché, come dicevo prima, si ritiene che non ci sia poco di chiaro. Questo fa capire che quindi, come il calcio scommesse mina la credibilità di una squadra, dei giocatori, questo mina la credibilità delle squadre e dello sport in sé, perché anche qui a questo punto non si tratta più di un problema solo dei giocatori, ma sono le squadre che si pongono con esempi, per usare un termine giuridico, malam partem, cioè in parte cattiva. Allora, facciamo un attimino adesso per far capire anche ai nostri amici, nel senso, l'hai spiegato benissimo ovviamente, cioè quello che abbiamo trattato noi e che abbiamo, insomma, i recenti provvedimenti riguardavano il calcio scommesse, quindi imputati erano ovviamente i giocatori, no? I singoli. Quindi, mentre qui invece parliamo proprio che lì... Delle compagini, delle
per compagine associativa dei club di calcio. Quindi qui ci sarebbe un coinvolgimento di presidenti e società e procuratori, quindi la parte diciamo che conta, no? nel palcoscenico. È quello che decide il calciomercato. È quello che decide il calciomercato, ma soprattutto quello che decide anche praticamente i benefit di una squadra di calcio, cioè gli interessi, no? Perché noi sappiamo che certo. Le squadre, in base al top giocatore che comprano, avranno determinati sponsor che potranno portare determinate somme. Certo. Quindi che cosa succede? Che un procuratore che ha un, come si direbbe in altri settori, un conflitto di interessi, però vuole spingere perché ha un suo ritorno, che significa che quindi probabilmente succede, come abbiamo visto, che un procuratore spinge una squadra a comprare un giocatore prospettando doti fantastiche e poi invece quel giocatore si rivela uno scassone, come si dice in termini un po' dialettale. Certo. Cioè giocatori che magari dopo la prima partita si rompono e stanno di anni fermi. Certo. Quindi qual è il ritorno per la società? Almeno che la dirigenza non abbia un suo tornaconto, certo. È questo quindi che mina la credibilità dello sport. Si dice sempre che lo sport ci hanno cresciuto. Tu sei una generazione un po' diversa dalla mia, ma credo che i principi siano gli stessi. Fare sport fa bene non solo al fisico, ma anche allo spirito. Certo. Ma noi che abbiamo praticato per divertirci, ci fa bene sapere che le squadre si comportano, cioè truffano, aggirano la legge mille modi diversi con la complicità di questi soggetti. Io penso assolutamente di guarda, no. Guarda, noi dobbiamo prendere anche atto che ci sono dei tifosi che loro tifano soltanto la squadra e ovviamente di quello che è il discorso legato alla società poco interessa, no? Perché vedono soltanto il profilo sportivo, l'aspetto meramente da parte ecco. Del tifoso del risultato. Hai detto bene. A questi tifosi fa bene sapere che ecco. La squadra è gestita come se dovesse essere portata al fallimento, senza fare nomi e riferimenti, ma sappiamo a squadra, una notissima squadra di Serie A toscana che a causa della mala gestione del suo presidente si è trovata non solo ad essere fallita, ma addirittura ad essere stata retrocessa. Certo. Quindi questo al tifoso non fa assolutamente bene, cioè il tifoso perde ogni punto di riferimento. Daniele, diciamo la verità, io non sarei orgoglioso di essere tifoso di una squadra dove il presidente e la società ha commesso delle irregolarità, ma soprattutto ha illuso i tifosi facendo credere di essere una società onesta, limpida e pulita e poi insomma trovare, perché io... qui ci sono due tipi di danni, quello del tifoso e quello del cittadino italiano, perché io pago le tasse, già questi giocatori vengono pagati, strapagati, e poi mettiamoci pure che questi soldi parecchie volte, ovviamente troppi, girano troppi soldi nel calcio. Diciamo, ma infatti diciamo, Raffaele, vedi, l'indagine è stata avviata non solo per evasione fiscale, ma addirittura riciclaggio. Chi è un po' avvezzo a termini giuridici o comunque di cronaca giudiziaria sa riciclaggio che cosa significa. Significa prendere il denaro proveniente da attività criminali e reinvestire in attività lecite, cioè il famoso denaro sporco, cioè pulire il denaro sporco. Questo è stato già successo negli anni passati nel calcio. Non è fatto nulla per bloccarlo, questo ancora, fa ancora più male, cioè chi è preposto a tutelare che non succeda più non si è attivato nel modo giusto. Allora, noi parlavamo di questo, ti ricordi la settimana scorsa, Daniele? Sì. Quando abbiamo parlato del caso... di quello che è successo insomma in federazione, io che la federazione non è intervenuta secondo noi in un modo compiuto quando è successo tutto quello scandalo del calcio scommesse, no? Cioè non c'è stata un'operazione di pulizia. Secondo me qui è un discorso che Abete dovrebbe affrontare seriamente. No, cioè, ma sicuramente va affrontato, vanno presi provvedimenti certo. seri, cioè a questo punto bisognerebbe
un attimo fermarsi un attimo, ragionare, osservare bene, studiare bene che cosa sta succedendo, la soluzione per riportare il calcio ai principi dello sport. Daniele, io ho sentito che giorni fa, scusa se ti interrompo, ma giorni fa ho sentito che Abete ha consegnato, o meglio è stato consegnato il nuovo regolamento, dello il nuovo statuto della federazione, adesso della procura sportiva, adesso devo informarmi molto bene perché c'è stata la riforma della procura sportiva. Questo bisognerebbe accertarci perché... In questi casi come intervenire? Cioè la federazione è l'organo di riferimento che deve tutelare non solo la sanità dello sport, cioè la purezza dello sport, assolutamente, ma anche gli interessi buoni, cioè il tifoso, come dicevi tu prima, che va allo stadio per dare il proprio supporto alla squadra del cuore. Ma nessun tifoso, nessun tifoso vuole... vuole essere tifoso di una squadra, di un club che comunque sia... ha dietro di sé delle, diciamo, delle situazioni non chiare, losche, o che è stato oggetto o è stato in prima persona responsabile, ecco, di riciclaggio di denaro sport. Cioè, io che sono tifoso, io non porterei mai mio figlio allo stadio a tifare una squadra che moralmente non ha non esprime i valori dello sport e soprattutto di una società civile come la nostra, dove dovremmo noi trasmettere alle nuove generazioni un concetto di lealtà, di legalità, esatto. Un concetto di reciprocità, cioè nel senso essere nei confronti degli altri tifosi ben disposti, ma dove il confronto è meramente sullo sfottò magari, no? Ma non... magari anche simpatico, dove poi bravo, cioè, la pista tutti insieme, cioè io sento dire dai tifosi ladri e juventini è brutto, capito? Perché poi dopo si innescano dei contrasti, meccanismi che sappiamo tutti a che cosa bravissimo portano, bravo, ecco, io ho preso un caso, non me ne vogliono i juventini, ma io da quando sono piccolo sento che la Juve ruba, ma piantiamola, no? Perché poi queste innescano delle situazioni che non sono poi anche perché quanti giocatori si vede che andando a vedere le partite in bianco e nero degli anni 60, giocatori che come c'era un fallo che può succedere cadevano e si aiutavano a vicenda dandosi la mano, abbracciando. Certo. Che cosa vediamo? Che magari si sputano, si prendono a schiaffi, si fanno dei falli feroci come è successo uno o due anni fa, il giocatore a cui è stata rotta una mi sembra una caviglia addirittura per un contrasto per fermarlo. Qui siamo alla follia, caro Raffaele. Certo. E io i nostri ascoltatori prendano atto di questa situazione tornando a parlare della legalità, io direi che un primo passo, parafrasando un po' una frase ormai storica, un piccolo passo ma un grande balzo per il calcio sarebbe inibire a soggetti quali questi procuratori che indagati, condannati perché dirigenti di una società, la società viene disciolta e si rientrano sotto un'altra società, dovrebbe essere inibito non alla società ma alla persona a svolgere quell'attività, perché se tu sei un procuratore e costringi a fare degli acquisti infedeli, tu non sei una persona onesta, non sei una persona chiara, non sei limpida, non certo. Puoi accedere al mondo dello sport, e non parliamo solo del calcio, se ben notano gli ascoltatori, io parlo di sport perché il calcio è uno sport, certo, in ma... generale i principi dello sport sono l'onestà, e l'onestà ci deve essere da tutti coloro che gravitano intorno a questo mondo. Anche se lo sport a un certo livello, ovviamente è quello di, parliamo di Serie A, quindi a altissimi livelli, è pur sempre uno sport, che poi sia la prima o la seconda industria di una nazione, quello poco importa, noi stiamo parlando di soldi fatti con lo sport, e lo sport è un, diciamolo tutti, quello che cos'è lo sport. Lo sport in realtà è quella zona di benessere, quella zona comfort dove tutti vogliamo starci dentro, dove
vigono delle leggi che sono quella dell'onestà, della lealtà, quella, i valori fondanti su cui le nostre generazioni sono cresciute, no? Quello del confronto leale, quello del vivere insieme, dell'integrazione, della socializzazione, quella del rispetto. Sì. Quella del rispetto. Io trovo, sai che cosa trovo straordinario io? Che la Federazione Internazionale, quindi la FIFA, faccia scrivere rispect, ma è insito nello sport il rispetto. È insito nello sport. Cioè non dobbiamo proclamare rispetto, cioè noi dovremmo soltanto allontanare altro, perché il rispetto nel calcio, come nello sport in genere, anche il razzismo. Ma sono... tu puoi essere bianco, ma quando sei indossi la maglia di una squadra, tu sei il giocatore di quella squadra. Ma assolutamente. Il colore della pelle, il taglio degli occhi non rileva assolutamente. Per me, una persona, io non sono razzista, quindi mi fa specie che si debba dire, guardate signori, che dobbiamo mettere sulle maglie no al razzismo, no alla illegalità, sia l'onestà. Bravo. Cioè, siamo arrivati a questo, è una cosa scontata, non dovrebbe proprio esistere. Io veramente quelle società dove i tifosi fossero poi fanno bene a chiudere dei settori particolari. Daniele, guarda, noi stiamo sforando, rimani sempre con noi, sono ovviamente qui, sono qui. Perché in TV abbiamo ovviamente terminato lo spazio a disposizione, ovviamente li salutiamo tutti quanti i nostri tifosi e ci rivedremo sicuramente sabato prossimo e speriamo di avere una buona notizia per quanto riguarda il calcio giocato, quella della finale per il terzo o quarto posto dell'Italia contro l'Uruguay. Avremo anche ovviamente dei responsi della finale del campionato di calcio allievi nazionali, dove c'è il confronto fra, anzi dovrebbe essere forse da poco terminato, quello di Roma-Inter. Erano fermi sull'1-1 ai tempi supplementari, adesso io mi vado a informare sul risultato finale di questa partita. Intanto salutiamo tutti. Buone notizie non solo in quel senso, ma anche per il tema della puntata di oggi. Daniele, ci rivediamo fra 2 minuti, il tempo sentire un po' di pubblicità e oppure fra poco. Improvviso qui ti dico bella, un saluto a tutti gli amici di Radio Stella. Fate un freestyle senza base a capo. Va a girarsi su Castan, ce la fa, va con il destro, deviato, palo a rete. Calcio Extra Time. Programma ideato e condotto da Francesco e Raffaele Graziano. Calcio Extra Time. Oggi voglio stare sul divano collassato, frate, passo solo dalla Champions League a campionato. Zio, crossami la palla che rovescio, intorno a me c'è tutta la curva della PlayStation. Aspirano, poi fanno cori e gesti tipo...